E sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Come al solito, quando ci sono le sfide, devo subito completarle. Oggi, la prima settimana della stagione numero 3. Delle sfide molto molto semplici, ma come al solito cercherò in pochissimo tempo di mostrarvi le sfide più importanti e quelle con un po' più di difficoltà. Inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. Beh, iniziamo con le sfide. Entra nel magazzino di Gatto Grill, ma attenzione, entrare nel Gatto Grill in rissa squadra stranamente a me non l'ha contata, ma l'ha contata in squadre normali. Fatemi sapere se voi in rissa la conta. Poi abbiamo la sfida di trovare gli gnomi ad alture accoglienti e bisogna dirigersi verso Parco Pacifico, ma nelle care casette, non in città. Una volta andati lì troveremo sì e no qualche gnomo. C'è una specie di bug dove alcuni amici vedono dei gnomi e alcuni no, e sia un bug della sfida molto probabilmente. Ma io tanto c'ho i cavoli, possiamo sopravvivere all'infinito nella tempesta. Ma come? Poi abbiamo cerca forzilio, scatole di munizioni a pozzo traballante, un'altra nuovissima zona che sostituisce la zona pantano palpitante. E poi abbiamo la sfida di infliggere dei danni entro 10 secondi dall'atterraggio del mulinello. Questa ve la consiglio in rissa squadre nel caso non riuscite nelle modalità normali. E poi abbiamo una delle sfide di Aquaman, quella di utilizzare un mulinello alla fortiglia. Non vi resta che entrare in questa specie di vortice che vi sparerà in aria e la sfida è completata. Una volta aver completato 5 sfide per questa settimana, vi sbloccherà due stili, il deltaplano e tante altre cose. Voi pazzoidi, fatemi sapere qua sotto nei commenti di cosa ne pensate del pass e se vi piace la nuova mappa. A me tantissimo, adoro questo stile apocalittico, adoro tutto e adoro il nuovo miascolo. Noi ci vediamo oggi con un altro video con un dolcissimo e carnissimo.